Va e annuncia che Gesù è il Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo anche oggi il dono della parola di Dio. Leggiamo Matteo 9, 35, 38 e 10, 1, 6, 8. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: «Rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi. Risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Amen». Cari amici, siamo ormai al termine della prima settimana di Avvento, un tempo, come stiamo dicendo, davvero molto prezioso e molto fecondo, se il nostro cuore è aperto alle sorprese e alle meraviglie di Dio. Ecco che la lettura di oggi, la prima lettura dell'Antico Testamento, da parte del profeta Isaia, capitolo 30, dice: «Popolo di Sion che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere, anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo Maestro». Ecco che in questa settimana, dove abbiamo acceso la luce dei profeti, questa candela che arde con le promesse di Dio, vediamo che è già stata compiuta e realizzata questa parola di Isaia 30, perché Gesù è venuto. Gesù è venuto 2000 anni fa, è entrato nella storia dell'uomo per non farci più piangere, per intervenire nella nostra vita. E infatti dice: «I tuoi occhi vedranno il tuo Maestro e i tuoi orecchi sentiranno la sua voce». Quanto è importante oggi entrare in questa ottica di Avvento, cioè un'attesa. Attendiamo che il Signore nuovamente si fa concreto, si fa vivo in mezzo a noi in un modo davvero speciale, così come il Vangelo ce lo presenta. Gesù percorreva le città e i villaggi, vede le folle e ne sente compassione. Vede i loro problemi, le malattie, le infermità, i disagi, le oppressioni, le catene che vivevano interiormente, e dice che era come un gregge di pecore che non hanno pastore. Di fronte a questo interviene, guarisce, ma soprattutto si fa aiutare dai discepoli e dà loro il potere sugli spiriti immondi e li invia a portare la sua luce, a guarire gli infermi, a risuscitare i morti, a purificare i lebbrosi, a scacciare i demoni. Fratelli e sorelle, questa parola è viva ed è attuale. Non è una parola storica, antica, che si è fermata, che si è pietrificata 2000 anni fa, mentre noi oggi viviamo un'altra era. Potremmo dire anche un'era forse peggiore di quella, ma non è così. La parola di Dio è viva, così dice la lettera agli Ebrei. È viva, è attuale, è concreta, e noi possiamo fare esperienza della guarigione, della liberazione, della purificazione, perché Gesù è venuto, è morto ed è risorto. E quindi per noi questo cammino di Avvento ci apre gli occhi per vedere il nostro Maestro.
per farlo entrare ancora di più nella nostra vita, nelle nostre case, nel nostro lavoro, nel nostro quotidiano, perché Gesù, che è il Signore, che è il Maestro, vuole manifestarsi vivo nella tua vita e non vuole essere soltanto un protagonista di grandi eventi passati, ma vuole essere il protagonista di oggi vivo nella tua vita, in ciò che tu fai, nelle tue azioni, nelle tue decisioni. Ecco perché oggi vogliamo invocare il dono dello Spirito Santo in tutte le aree della nostra vita, perché Gesù possa essere il Signore e il nostro liberatore. Grazie Spirito Santo perché tu oggi vieni. Apri i miei occhi, oh Spirito. Conduci il mio cuore verso di te. Donami di essere attento alla tua voce. Spirito Santo, purifica il mio cuore. Fa che io non metta mai più paletti, schemi, pregiudizi nei tuoi confronti, nei confronti della mano forte e potente di Dio. Spirito Santo, usami oggi. Donami di essere un tuo profeta, cioè colui che parla nel tuo nome, che annuncia la luce vera che è Gesù Cristo, e che nel nome di Gesù io possa pregare per gli altri affinché sperimentino guarigione, liberazione e la pace che sorpassa ogni intelligenza. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi amici, proclamiamo con gioia lo slogan di oggi. Va e annuncia che Gesù è il Signore. Tu oggi andrai nel tuo quotidiano, alle persone che incontrerai e parlerai di Gesù, la tua luce, la tua gioia e la tua forza. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.